Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una torta speciale, una mille foglie alla frutta, che abbiamo creato appositamente per il nostro primo anno di pubblicazione di video su YouTube. Infatti oggi, che è il 6 aprile, facciamo esattamente un anno e per festeggiare questo straordinario momento abbiamo deciso di creare questa torta. È veramente favolosa, i contrasti di crema e frutta sono pazzeschi. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per realizzare i dischi di sfoglia di questa fantastica ricetta ci servirà un panetto di pasta sfoglia fatto in casa. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi il link in descrizione. Per prima cosa cospargiamo per bene di farina il nostro piano di lavoro. Ci appoggiamo sopra il nostro panetto, ne mettiamo un pochino anche sopra così non si attacca. E lo stendiamo per bene finché non raggiungerà un'altezza di 3-4 mm. Dopo aver steso la nostra pasta sfoglia per bene, prendiamo il nostro disco di metallo che misura 24 cm, lo appoggiamo sopra e, aiutandoci un coltello e seguendo il bordo, ritagliamo per bene. Dopo aver creato il nostro cerchio, l'abbiamo trasferito in una teglia con carta da forno, ovviamente, e ora ci stiamo mettendo un pochino di zucchero sopra, così in cottura si caramellizzerà per bene. Fatto ciò, facciamo tantissimi buchi aiutandoci con la nostra forchetta, così quando la andremo a cuocere si cuocerà uniformemente. Fatto ciò, mettiamo un altro foglio di carta da forno sopra e una teglia, così in cottura non si alzerà per nessun motivo. Fatto ciò, la cuociamo a forno normale 200 gradi per 23-25 minuti. Ora dobbiamo fare altri due dischi e noi vi consigliamo di cuocerli uno alla volta. Mentre i nostri dischi stanno cuocendo, noi ci occupiamo della crema e per esso ci serviranno 500 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. 200 g di nocciole già tostate, 180 g di zucchero semolato, 90 g di burro morbido e 30 ml di acqua. Per prima cosa abbiamo preso un pentolino e l'abbiamo messo sul fuoco, poi ci aggiungiamo lo zucchero e l'acqua. Poi li lasciamo andare finché non avranno il colore dell'ambra. Arrivati a questo punto possiamo aggiungere le nostre nocciole. Mescoliamo per bene il tutto finché i due ingredienti non si saranno amalgamati per bene. Fatto ciò, trasferiamo il tutto sul nostro tappetino di silicone e lasciamo il tutto raffreddare. Fatto ciò, con il nostro cucchiaio li stendiamo per bene. Quando il nostro croccante si sarà raffreddato, non ci rimane altro che metterlo dentro il nostro mixer e lasciarlo andare finché non diventerà una crema omogenea. Ed ecco qui la consistenza che deve avere il nostro croccante. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra crema e per prima cosa mettiamo la nostra crema pasticcera in una boule più capiente. Aiutandoci con una palettina la rimuoviamo dalla ciotola. Poi la ravviviamo un po' aiutandoci con le fruste elettriche. Poi aggiungiamo il nostro croccante, che come potete vedere l'abbiamo ridotto a una crema. E mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con le fruste. Ora aggiungiamo tutto il nostro burro.
Fatto ciò, mescoliamo il tutto per bene, aiutandoci con le fruste elettriche, finché non diventerà un composto omogeneo. Ora la copriamo con pellicola alimentare trasparente e la lasciamo in frigo fino al momento del bisogno. La pellicola, mi raccomando, deve essere a contatto, se no farà la crosticina. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa abbiamo preso un pochino della nostra crema mousseline che abbiamo trasferito in una sac à poche sul nostro piatto da portata. Poi ci abbiamo aggiunto il primo disco di sfoglie e adesso lo stiamo andando a riempire. La bocchetta, ragazzi, misura 2 cm. Fatto ciò, appoggiamo molto leggermente il nostro disco di sfoglia sopra la crema e facciamo la stessa cosa di prima anche con il secondo strato. Finito di fare anche questo passaggio, appoggiamo il terzo disco sopra alla crema del secondo strato e lo copriamo di zucchero vanigliato. Fatto ciò, lo mettiamo in frigo a riposare. Mentre la nostra torta sta riposando, noi ci occupiamo della sua decorazione e per essa ci serviranno 150 g di zucchero bianco, 6 fragole, 100 g di mirtilli, degli spicchi di arancia e 100 g di lamponi. Il primo passaggio per la decorazione è creare i cestini di caramello, quindi per prima cosa prendiamo la nostra pentola, ci mettiamo lo zucchero e lo lasciamo andare finché non avrà un bel colore ambrato. Giunti a questa consistenza, spegniamo il fuoco e facciamo il movimento che sta facendo la mia mammina finché non si sarà addensato per bene. Giunti a questa consistenza, non ci rimane altro che, aiutandoci con un pochino di olio e con un fazzoletto di carta, ungere per bene il nostro tappetino di silicone e assieme a lui anche il fondo di un bicchiere. Fatto ciò, prendiamo un pochino di caramello con il nostro cucchiaio, ci aiutiamo con i bordi, e creiamo tantissimi cerchi. Non preoccupatevi se non sono tutti uguali, perché il risultato finale sarà bello ugualmente. Se vedete che è troppo poco, ne aggiungiamo ancora un po' e continuiamo con questi filamenti circolari. Ok, ora prendiamo l'altro lembo del nostro tappetino, lo schiacciamo per circa un secondo, poi prendiamo il nostro bicchiere e appoggiamo questo sul fondo. Facciamo questo procedimento per altri due cestini e lasciamo che si raffreddi per bene lì. Ed ecco qua com'è venuto il nostro cestino. Continuiamo così per altre due volte. Ed ecco qui come sono venuti i nostri tre cestini. E finalmente siamo arrivati agli ultimi ritocchi della nostra straordinaria torta. E per prima cosa mettiamo sopra lo zucchero i nostri cestini, li disponiamo come vogliamo e li riempiamo con la nostra deliziosa frutta fresca. Mettiamo un po' di tutto dentro, così alla vista sarà una favola. E per il tocco finale aggiungiamo qualche fogliolina di menta. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!